Ticino, come stai e cosa ti aspetti oggi? Ma dai, ultime gare abbastanza bene, teniamo duro, oggi proviamo a rimanere in gruppo coperti e aspettiamo il finale. Cosa ne pensi dell'ultimo pezzo del percorso? Ma la salita, diciamo, inizialmente sì è dura, però il pezzo dove fa più selezione, diciamo, gli ultimi 500 metri. Che rapporto userai? Io ce l'ho al 39-25, speriamo che basti, dai. Squadra favorita, che gara farete oggi? Sicuramente terremo una gara controllata per favorire Villella e Zardini, perché sono le due punte e lavoreremo per loro. Maggio 2012, oltre 150 scalpitanti dilettanti elite under 23 hanno firmato il foglio di partenza e soprattutto hanno onorato fin dai primissimi chilometri questo 56esimo Gran Premio Industria Commercio e Artigianato Comune di Botticino, quinto trofeo Colosio e terzo Memorial Italo Ragnoli. 121 chilometri, ricavati come tutti ormai sapete completamente all'interno del territorio comunale, suddiviso in 11 giri uguali per poi deviare in zona municipio per via Gazzoldo, indi il finale di gara posto sull'insidioso strappo che porta a quota 275 metri al ristorante Da Eva. Un finale che rende particolare questa gara, adatta certamente a specialisti, ma aperta anche a soluzioni diverse e comunque percorso nervoso adatto ad ogni tipo di interpretazione tattica. Subito alta la velocità, quindi, e gruppo frazionato con tentativi di guadagnare spazio e spettacolo assicurato anche per il numeroso pubblico presente, che non ha di certo lesinato applausi e incoraggiamenti ai nostri protagonisti. Un gruppetto prende velocemente il largo con un'azione efficace e un buon accordo di base. Con il dorsale 162 Paolo Bianchini, la formazione è la bergamasca Colpac. A seguire Pierpaolo Ficara, marchiò l'emisfero Site. Con il dorsale 5 ora al comando Patrick Norman, Team Idea. Per la formazione Impianti Casati, diretta da Giambattista Bardelloni, troviamo la coppia Marco Padovani e Davide Bardelloni. Luca Muffolini della formazione bresciana Gavardo Tecmor. Con il dorsale 27 il giovane Francesco Delle Case, GS Garda. Matteo Merola, General Store. Traversi Inachia, Delio Gallina. Andrea Rienti, Mendrisio. Mattias Krizek, ancora Marchiole Emisfero Site. Importante anche il Montepremi, che oltre alla medaglia d'oro del comune di Botticino per la società del primo classificato, vede in programma il quinto trofeo Colosio, la medaglia d'oro alla memoria anche di Italo Ragnoli, Rossi Battista, Adelmo Ballerini, famiglia Piccinotti, James Franzoni, famiglia Bardelloni, Marziale Simbeni, impresa Edile Tavelli, pedale botticinese ed infine medaglia d'oro Club Ferrari. 178 iscritti, dicevamo, e tra questi i pronostici a favore del team Colpac, che ha schierato per l'occasione Davide Villella, recente protagonista nel Gran Premio di Liberazione che si è disputato il 25 aprile a Roma, dove, dopo una gara d'attacco, ha conquistato il terzo gradino del podio. Due sono i secondi posti nel suo palmarès 2012, precisamente a Longa di Schiavon nel sesto Memorial Gelli Gasparotto e a Vittorio Veneto nella 57esima medaglia d'oro Frare Denardi. Ma soprattutto le tre splendide vittorie conseguite nel Memorial Angelo Fumagalli e due tappe del recentissimo Giro del Friuli Venezia Giulia. Non solo Villella in casa Colpac, Edoardo Zardini, ricordiamo già vincitore nel corso della stagione a Longa di Schiavon, ma di massima importanza anche il terzo posto nella classica di Colbuccaro nelle Marche, con un arrivo simile a quello della gara di Botticino. I secondi posti a Barzago e nella terza tappa del Giro del Friuli, gara della quale ha poi ottenuto un gratificante terzo posto nella classifica finale. Gli avversari del team Colpac: in primis il campione italiano categoria Elite Matteo Busato, in odor di vittoria, con due terzi posti conquistati per la precisione in due gare super del calendario dilettantistico, il trofeo Edil C di Collecchio e il Gran Premio Industria del Marmo che si è disputato a Carrara. Numerosi altri piazzamenti nelle prime posizioni di varie classifiche, non meno rappresentativo l'ottavo posto nella 53esima fiera di Mercatale di Valdarno. Michele Simoni, ricordiamo, terzo gradino del podio nella gara di Botticino nella stagione 2011, secondo classificato qualche giorno fa nel Gran Premio di Verucchio e quinto nel trofeo Edil di Collecchio, ma soprattutto atleta adatto a tipo di arrivo proposto dalla società pedale botticinese nella gara appunto che vi stiamo raccontando.
56esimo Gran Premio Industria, Commercio e Artigianato Comune di Botticino, che si assesta ogni anno che passa tra le gare più attese e come in passato non ha certo deluso le aspettative. Media finale oltre i 43 km orari e soprattutto gara aperta sempre spumeggiante. Dopo una partenza a razzo, gruppo che si ricompone, ma prontamente altri protagonisti alla ribalta. A dettare il ritmo ora, con un'azione coraggiosa, Fausto Masnada, team Colpack, in compagnia di Marco Benfatto, che di Botticino certo ha un bel ricordo. Lo ricordiamo vincitore nel Memorial Lorenzo Mola, qualche giorno prima di conquistare la popolarissima a Treviso. Poi a seguire nel trofeo Giacomo Larghi a Pregnana e anch'esso recentissimo vincitore in terra friulana nella prima tappa, precisamente a Gorizia. Da dietro si lanciano all'inseguimento della coppia al comando in quattro. Per la formazione Impianti Casati, Claudio De Benedictis. A dargli manforte per la formazione Gavardo Tecmor, Mirko Gozio, giovane passista sempre pronto a fare la propria parte. Luca Ferrante, team Delio Gallina e infine per il team Idea Andrea Corna, in copertura del compagno Benfatto. Dopo qualche chilometro, situazione in testa alla gara che cambia. Vantaggio di qualche decina di secondi e fuggitivi che diventano 6 e gruppo che non accenna a lasciar spazio. Difficile mantenere il vantaggio, soprattutto formazioni presenti nella fuga, con interesse anche ad un ricompattamento generale. Quindi alla fine desistono e gruppo che ritorna in odor di traguardo compatto. Solo pochi chilometri dividono la corsa dallo strappo finale, con le formazioni al lavoro per portare sotto la temuta salita il proprio leader di giornata. Tra le più attive Colpack, Mantovani e Team Idea, e strada che comincia a salire, qualche accenno alla pioggia a bagnare il fondo stradale. Ultimo chilometro con Team Idea al comando. Ora la salita comincia a farsi sentire nelle gambe di chi ha lavorato e scalatori costretti a cercare il proprio spazio. Ora nelle prime posizioni Mantovani e Bergamaschi del Team Colpack, con testa della corsa un po' sfilacciata, ma soprattutto andatura elevata. Solo chi ha saputo dosare le proprie forze è in grado di un cambio di ritmo che la pendenza richiede. Davide Vilella, seguito da Michele Simoni, e terza posizione per Edoardo Zardini. Strada che sale a farsi sempre più impegnativa. 300 metri circa allo striscione d'arrivo con Davide Vilella che forza l'andatura senza indugiare e guadagna spazio prezioso. Ultima curva, sempre Team Colpack al comando. Seconda posizione Simoni, ma nei 100 metri finali la coppia bergamasca prende il comando della gara e conquista meritatamente il 56esimo Gran Premio Industria, Commercio e Artigianato di Botticino. Terzo Michele Simoni, quarto posto per il campione italiano Matteo Busato. La parola ai protagonisti nelle interviste. Partiti come favoriti, non avete deluso le aspettative? Sì, siamo partiti con i favori del pronostico, l'abbiamo mantenuto, abbiamo fatto primo io e secondo Edo. Ringrazio la squadra che abbiamo veramente lavorato bene, qua sotto la salita mi hanno portato meglio nelle primissime posizioni, sono state grandi. Un ringraziamento a loro, tutti gli accompagnatori, presidenti, gli sponsor, allenatori e tutti quelli che ci stanno dietro. Complimenti, un grande secondo posto. Sì, oggi è stata una gara con un arrivo impegnativo, puntavamo a risultato pieno, ce l'abbiamo fatta e poi fare primo secondo è bellissimo. Che rapporto hai usato? Io proprio ieri ho messo un 39-27 perché mi piace andare agile sulle salite così pendenti, anche se sembra che non si faccia velocità, invece se lo si mulina bene si riesce a fare la salita molto bene. Un terzo posto a Botticino ti soddisfa? No, perché anche l'anno scorso ho fatto terzo, volevo migliorarmi, però ho trovato la coppia Colpa che andava troppo. Mi slittava la ruota qui a Nirsu perché era bagnato. E vabbè, è andata così. Che rapporto hai usato? Ho usato un 39-23 tutta la salita quasi. Che
Classifica finale di questa gara di Botticino. Partiamo dalla decima posizione, dove troviamo Pietro Osele della Marchiolle. Nono posto per Marco Tizza, Casati Cycling Team. Ottavo Corrado Lampa della Gallina. Settimo Roberto Giacobazzi, General Store Mantovani. Sesto Yusha Thomas Edmonds del team Colpack. Quinto posto firmato da Riccardo Pichetta della Monviso. In quarta posizione troviamo Matteo Busato del team Idea 2010. Terzo Michele Simoni, General Store Mantovani. Secondo gradino del podio occupato da Edoardo Zardini del team Colpack, e sempre del team Colpack Davide Vilella, il vincitore a cui facciamo tanti complimenti. Si è concluso il 56esimo Gran Premio, una gara incerta fino alla fine. Ma sicuramente la gara è stata bellissima, gli atleti veramente hanno lottato, perché è sempre stata una fuga dentro e fuori, questo ci fa piacere, perché anche se il percorso era per tre quarti piatto, però complimenti veramente ai ragazzi che hanno onorato l'impegno di Botticino. Hai qualcuno in particolare da ringraziare che vi è stato comunque vicino sempre? Ma io il ringraziamento ai miei collaboratori, che a volte mi sopportano un momentino, e anche perché senza di loro non potrei fare niente, poi anche le persone che mi danno una mano veramente sugli incroci, e quelli sono i primi da ringraziare. E l'autorità comunali vi sono sempre comunque al fianco? Beh, sicuramente la gara è intestata anche 56esimo Gran Premio Industria e Commercio, Comune Artigianato di Botticino. Senza, diciamo, l'amministrazione comunale e tutte le forze sia sportive che diciamo del comune, non riusciremo a fare la gara. Appuntamento l'anno prossimo. Ci proviamo.